Dai canti tradizionali del mondo contadino pugliese, appresi direttamente dagli anziani cantatori e suonatori, alle sonorità e arrangiamenti originali nell'incontro di esperienze musicali diverse che si fondono in un suono da tratti decisi e dall'armonia ricercata, fino ad arrivare alla commistione fra tradizione musicale delle bande da giro e ritmiche delle fanfare dei Balcani con la musica popolare salentina. Nella colorata cassa armonica, dove l'acustica è perfetta, il Festival della Notte della Taranta fa tappa galatina. Io non sono di qui, no, la prima volta che sono venuto, però sentendo questi ragazzi cantare così mi porta indietro di molti anni, no? E pensando a queste persone che veramente, come diceva quel signore, che stavano qui, che facevano queste belle cose, che una volta veramente belle. Che oggi... Bello sentirli cantare, insomma. Sì, poi io sono appassionato per queste canzoni così e sono bellissime. Speriamo che continuano a farle, perché è un peccato perderle. Mi sta piacendo tanto. Cosa le piace di più? Noi, il ritmo. La taranta, la pizzica. La pizzica. Ma lei la balla, la pizzica? Poco. Un po' la balla. Sì, sì. E con chi? Con suo marito? No, da sola, insieme, compagnia, con gli amici. Noi andiamo dappertutto. Qual è la canzone che le piace di più? Tutte, non lascio niente, tutte. Come le canzoni? Riguarda pizzica, sono tutte bellissime. Che siano salentine o che siano del Gargano, sono tutte bellissime. Che cosa le ricordano, signora, questi canti, queste canzoni? Le cose vecchie. Quando si andava nei campi magari a cantare? Sì, chi andava? Io non sono andata mai ai campi. Chi andava sì, le cantava tutte queste canzoni. Sono le nonne nostre, no? Raccogliamo il tabacco, la vendemmia, e cantavano queste canzoni. Davanti ad una piazza San Pietro tarantata, con i malicanti che contano nella loro storia, ospiti come Andrea Sacco e Duccio Aloisi, a cui il festival quest'anno è dedicato, da Carpino Maic Maccarone, e poi Petra Meridie, gruppo che nasce quest'anno da un'idea di Daniele Vigna e dall'incontro di musicisti e ricercatori salentini. La festa esplode tra giullari e circensi quando, attraversando il pubblico, giro di banda guidato da Cesare Dell'Anna e composto da una banda pubblica dal gruppo Opa Zupa, raggiunge il suo palco per eccellenza, la cassa armonica. Ad arricchire il suo repertorio, la voce di Enza Pagliara, quella di Claudio Cavallo Giagnotti dei Mascheri Milì e di Enzo Petrachi, figlio di Bruno Petrachi, che ha regalato al pubblico la storica canzone del folklore leccese Arco de Prato. Ma noi ci teniamo a portare i suoni antichi, diciamo, se gli altri gruppi faranno tanto rumore, noi, visto che iniziamo, abbiamo la responsabilità di portare un po' di suoni di questi qua più antichi, più misteriosi, farli sentire per bene. E poi, siccome abbiamo Mike con noi, che ha 86 anni, che è il più giovane di tutti, lui ci penserà a fare allegria e balli e tarantelle. Quest'anno il concertone finale di Melpignano è dedicato a Duccio Aloisi. Voi avete collaborato con Duccio, qual è il vostro pensiero? Io con Uccio sono stato tanto amico e Uccio era una persona di una generosità unica, una persona che quando andavi a casa aveva sempre di che offrirti, di che trattenerti, e poi a un certo punto diceva: vabbè, mo si è fatto tardi, te ne devi andare. Uccio era una persona decisa, diretta, con una generosità fuori dal comune e anche una voce di controcantista straordinaria. Noi abbiamo anche nel nostro CD una canzone in cui Uccio inizia la canzone con noi e poi noi la completiamo, quindi ogni volta che la facciamo, e oggi la faremo, ricordiamo sempre a Uccio Aloisi. L'amore non ti fa sentire dolore. Ho promesso agli amici di venire a fare questa serata qua e sono venuto. Purtroppo quest'anno è stata una brutta annata per me, ho avuto una brutta bronchita e mi sto curando ancora. Però la voce è forte lo stesso. Ma guarda un po', ma guarda che nella... È grande. Ma io sarei capace ancora di cantare più canto. Quanto più ancora? Canta, più mi esce la voce. Da quanti anni canta? Beh, cantata da giovanotto. Il pubblico del Salento come l'è sembrato? Ah, abbastanza accogliente. Caloroso. È una giornata indimenticabile per me, davvero. Sono tanto contento. Grazie e complimenti. Complimenti. Grazie. Vede, è un dono di natura. Io ho 86 anni compiuto e sarei capace di cantare ancora chissà quante canzoni. E tanti anni la sentiremo ancora cantare. Beh, io lo speriamo, ci voglio venire se ci vuoi, volentieri. Il vostro è un gruppo nato quest'anno, che impronta volete dare a questo gruppo?
L'impronta è molto chiara, si parte comunque dalla tradizione. Per adesso rivista con basi musicali di esperienza già, perché comunque i musicisti hanno tutti un curriculum molto, molto ampio e lavorano da anni nel campo della musica popolare. C'è Vito De Lorenzi alle percussioni, alle tabla soprattutto, ai tamburi a cornice, Nico Berardi ai flauti, al ciarango, e c'è anche la tendenza per forza, la tendenza naturale, non per forza, la tendenza naturale ad incontrarsi con altre culture, perché utilizzando appunto degli strumenti come le tabla, utilizzando uno strumento come il ciarango, come la chena, che viene dal Sud America, le tabla vengono dall'India, per forza di cose c'è questo incontro con un'altra cultura, con delle altre culture lontane, però si vede anche la similitudine che c'è in queste culture così lontane con la cultura salentina. Quindi non è proprio una contaminazione, è quasi un incontro in realtà. Suonerò un qualcosa che nessun altro suona, in un modo in cui nessun altro lo suona. Quindi faremo la musica tradizionale, ma saremo lontanissimi dall'essere tradizionali. Faremo il Balkan, ma saremo molto pizzicati. Faremo il jazz, ma saremo molto world, molto popolari. Una serie di stili musicali che hanno sempre viaggiato su piazze diverse, in festival diversi, che si incontrano. E in particolar modo da sottolineare una delle operazioni più importanti, credo, che ha fatto questo progetto, cioè tirare dentro la cultura folk, no? E quindi il grande Bruno Petraghi, in questo caso col figlio Enzo Petraghi, che rimane l'unico grande esponente del folk neomelodico pugliese, che a mio avviso ha motivo di essere storicizzato e rispettato molto di più della pizzica, giusto per intenderci, a livello di musica popolare. Trovo che il folk sia la vera musica popolare di questo paese, e le canzoni, i testi venivano creati esattamente come venivano creati quelli della tradizione appunto della pizzica, le femmine che c'erano all'utabacco. Bruno Petraghi vedeva un bel culo di una bella signorina seduta ad aspettare il fidanzato e ci costruiva un brano, spostavano Santo Ronzo dalla piazza di Lecce e ci costruiva un brano. Andava a fare la spesa al mercato e ci costruiva un brano, beveva un bicchiere di vino e ci costruiva un brano, e quindi trovo che sia una delle forme di musica popolare più interessanti di questa terra, molto di più della pizzica in assoluto proprio. Quindi sono contento di essere il primo ad aver rivalutato questa cosa, e ne vedremo delle belle, perché peraltro poi stiamo facendo anche delle operazioni più tecnologiche, stiamo facendo anche produzioni diverse rispetto a questa cosa. Ecco, infatti volevo chiederti a che punto è il vostro progetto, la vostra ricerca, e quali gli ambiti che volete approfondire ora? Guarda, adesso stiamo intanto registrando tantissimi nuovi dischi con la mia etichetta, con l'Inevenates, che è un tempo irregolare, e noi siamo felicissimi di essere irregolari in tutto. Siamo fuori da qualsiasi circuito, non abbiamo padroni e facciamo la musica che nessun altro vuol fare. Gli altri parlano di amore, noi parliamo di immigrazione. Gli altri vogliono andare a Sanremo, noi andiamo a Sant'Uronzo. Abbiamo un modo particolare di affrontare la vita. Ci vantiamo di non avere padroni, di essere totalmente liberi, e quindi ci dispiace per